a tutti, spero che stiate tutti quanti bene perché oggi parliamo di una cosa che sono contentissima e sono anche in ritardo, però insomma avete imparato a conoscermi, sapete che non sono mai in orario per le cose. Ieri è iniziata finalmente la Readathon, maratona di lettura, se vogliamo dirlo in italiano comunque. È iniziata la Spookathon. Per quelli che non sanno che cosa sia, perché giustamente avete altro da fare nella vostra vita che stare dietro a BookTube, dal 17 ottobre al 23 ottobre c'è questa Readathon che è stata creata da Books and Lala ed è praticamente questa cosa, quest'idea per far conoscere fondamentalmente il genere thriller. Perché molta gente non legge thriller, io sono tra quelle persone che non leggono molti thriller, in parte per fare una cosa tutti quanti insieme, divertirsi e leggere tanti libri. Ci sono 5 challenge principali da fare in questa readathon e sono leggere un thriller, leggere un libro uscito nel 2016, leggere un libro con Del Rosso nella copertina, leggere un libro con una parola spooky, spaventosa, non so tradurlo in italiano, mi dispiace, spooky, una parola spooky nel titolo, e un libro con un personaggio o una creatura, con un personaggio e una creatura soprannaturali. Ora, siccome io giustamente non sono mai sul pezzo, ok, il libro è uscito nel 2016, io non lo possiedo al momento perché ho aspettato troppo, nuovamente, per andare a prenderlo in biblioteca, perché, ripeto, non ho soldi. Quindi non so bene come riuscirò a leggerlo, forse in maniera illegale, chi lo sa. Adesso vediamo. Comunque, per dire, visto che ormai ve l'ho detto, il libro che avevo scelto per questa categoria era La Via del Male di Robert Galbraith. J.K. Rowling. Non lo possiedo, quindi adesso vedrò se riuscirò a prenderlo in un'altra maniera o se dovrò trovare qualcos'altro da metterci in mezzo o semplicemente non completerò quella challenge e quindi sarò triste. Quello era un trapano, i vicini decidono così a random, a muzzo, di fare cose di questo tipo. Grazie! L'altro giorno c'era il coso della spazzatura, oggi i vicini. Vabbè, ce n'è sempre una. Facciamo finta di niente, ignoriamoli, magari se non gli diamo attenzione loro andranno via, no? Comunque. Allora, partiamo da, giustamente vi dico quelli che ho e effettivamente ho scelto. Allora, per la categoria thriller, leggere un thriller, ho scelto E liberarci dal padre di Elizabeth George. Perché l'ho scelto? Per il titolo. Solo per il titolo, perché è Liberaci dal padre, per me è meraviglioso. Oh, c'è un cadavere decapitato, quindi va bene, è un thriller. Più che altro c'è scritto da qualche parte. Dov'è? Ecco qua. Sì, best thriller. Quindi è un thriller. Giusto. Per il libro con il rosso nella copertina ho scelto Nida. Ho scelto Nina di Daphne Calotei. Calotai? Non so. Ho già iniziato a leggerlo, è abbastanza interessante, parla di questa donna che si chiama Nina, che è stata una grande ballerina del teatro Bolshoi, è fuggita dalla Russia sovietica portandosi dietro dei gioielli e la storia inizia con lei che questi gioielli li sta vendendo e spunta fuori una collana che fa parte di questo set di gioielli che erano proprietà del marito. Si dice erano proprietà del marito. Appartenevano al marito e da qui si apre tutto. Sembra abbastanza interessante. Il modo in cui è scritto lo fa andare molto veloce, cioè io ho letto soltanto per un'oretta e sono a pagina 72, quindi. Poi, per la parola spaventosa, nel titolo ho scelto Nostra Signora delle Tenebre di Fritz Lieber, più che altro perché è molto corto, ce l'ho lì che prende polvere e spero effettivamente di. Wow!
No, ho appena notato che è uno di quei libri che dietro hanno la pagina per abbonarsi. Ah, ovviamente io in questo ho un po' barato perché ho detto: ah, tenebre! E spooky, vero? Molto spooky. Poi, per il personaggio o creatura paranormale, ho deciso di leggere Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde di Stevenson. Ora, l'ho scelto semplicemente perché ho deciso di leggere tutti quanti quei classici in 90 mesi e questo è uno di quelli, sono tipo 200, anche questo 130, 130 pagine. Quindi spero di entrarci dentro molto rapidamente. Più che altro perché almeno così me lo levo, me lo levo. Poi ho un libro jolly, perché metti caso che nessuno di questi mi interessi, ho un libro che effettivamente può rientrare in quasi tutte le categorie. Allora, prima di tutto, di nuovo, Baro, perché ombre, non è spooky. Le ombre sono spooky. Cioè sì, in un certo senso, se entri in un corridoio buio, pieno di ombre, allora sì, è terrificante. Però nel frattempo le ombre solo così non è spooky. Comunque, questo qui è il primo libro nella serie di Odd Thomas, infatti in lingua originale si chiama Odd Thomas. Comunque, Dean Koontz, anche questo qui ne ha parlato la Fede in uno dei suoi video, mi pare che fosse un boom, dove cioè, faceva il confronto tra questo e il film. Vediamo, cioè più che altro, allora, appunto, Spooky World, c'è ombre, poi è un thriller, a quanto pare internet mi dice che è un thriller. Thriller e mistero, lo mettono sotto quella cosa lì. Poi ha del rosso nella copertina. Mi domando se quello si sia sentito. Se si è sentito, mi spiace, facciamo finta di niente. Ha del rosso nella copertina. E poi che altro? Quindi può rientrare nel thriller, nel rosso nella copertina, nello spooky e nei personaggi paranormali o creature paranormali, perché Old Thomas vede i fantasmi e quindi più paranormale di una persona che vede i fantasmi o dei fantasmi stessi. Quindi ho scelto un libro che poteva rientrare un po' in tutto per cercare di compensare al fatto che non possiedo il libro che ho scelto per il libro del 2016. E niente, questi qui erano i libri che ho scelto di leggere per la Spookathon. Per il momento sto leggendo soltanto Nina perché. Si è di nuovo sentita la mia pancia? Per il momento sto leggendo soltanto Nina perché ho iniziato quello, però potrebbe anche essere che se inizio ad annoiarmi partirò con un altro giusto per mettere in moto tutto quanto. E niente, vi terrò informati e o il 23 stesso, o il 24, cercherò di mettere un video in cui vi dirò che cosa effettivamente ho letto e se sarò fiera di me oppure no. Bene, spero che siate tutti quanti bene e ci vediamo al prossimo video. Ciao!